C'è il teatro con Flavio Insinna e Giulia Fiume e l'operetta della compagnia Corrado Abbati, l'ironia e la satira firmata Giovanni Vernia ed anche la musica Made in Puglia della Rimbam Band. Tutto questo e non solo è la nuova stagione teatrale al Teatro Lembo di Canosa di Puglia. Il nuovo programma è stato presentato all'interno del foyer recentemente intitolato Allino Banfi. Sipario aperto il 13 novembre, si chiuderà ad aprile. Anche quest'anno una programmazione che punta a raggiungere i gusti di tutti i cittadini, grandi e giovani. Una campagna teatrale che sarà all'insegna anche della stretta connessione tra il pubblico più adulto con quello più giovane, perché è consuetudine per noi avere l'iniziativa con i giovani, il premio alla cultura, per cui gli studenti delle scuole superiori del nostro territorio potranno venire a teatro e essere ospitati da un imprenditore o da un'associazione che si renderà sensibile alla introduzione e alla formazione dei ragazzi. La nuova stagione teatrale gode del sostegno di Puglia Culture, la nuova denominazione dell'ormai ex Teatro Pubblico Pugliese. La rassegna canosina rappresenta il battesimo del nuovo brand. Una stagione articolata che contiene classici del teatro, insomma della letteratura teatrale, quindi il Fumatia Pascal di Pirandello. Ospiteremo anche l'operetta, che è tanto cara, diciamo, al pubblico di Canosa, e ci apriremo poi alla comicità, quella diciamo moderna, ma anche i classici della comicità napoletana. La scelta del nome Puglia Culture al posto di Teatro Pubblico Pugliese è presto spiegata. Teatro Pubblico Pugliese probabilmente ci stava un po' stretto, perché insomma soprattutto per la Regione Puglia, ma per tutti i 75 comuni soci, svolgiamo anche tanta altra attività, quindi non soltanto programmazione e organizzazione di rassegne teatrali, ma anche affiancamento nella valorizzazione dei beni culturali.